l'auto che si prende online, il codice a barre dell'olio e ancora emergenza oceanica. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. La macchina che si prende su Amazon. Questa è l'idea del gruppo Kölliker presentata in Piazza del Duomo a Milano. Cambiano le auto e cambia il rapporto che abbiamo con i motori. Ora l'automobile non è più un possesso. Ecco la novità dalle parole di Giuseppe Lovascio, Chief Sales Strategy Officer del gruppo Kölliker. Diamo la possibilità di prendere un'auto in abbonamento, con la possibilità di tenere la vettura al massimo 12 mesi e con la possibilità di uscire dopo 30 giorni. Quindi flessibilità pura. Un nuovo concetto di mobilità. Per Pop Economy, Gustavo De Cicco, Fleet and Remarketing Manager, gruppo Kölliker. L'auto non si possiede più, ma si utilizza. Il servizio è la mobilità. La mobilità è intesa non solo come possibilità di spostarsi, ma mobilità inclusiva anche di tutto quello che serve per sostenere questa mobilità, quindi l'energia, per esempio, e perché no, anche le stazioni di ricarica. Recentemente il Parlamento europeo ha approvato lo stop ai motori termici entro il 2035. Si tratta di una delle misure sul clima che tentano di ridurre del 55% le emissioni inquinanti. A partire da quell'anno, dunque, non sarà più consentita la vendita di tutti i veicoli alimentati a benzina o diesel. Ma quali sono le difficoltà che i cittadini incontreranno? In realtà le difficoltà sono più percepite che reali. Indubbiamente ci saranno delle difficoltà. Ovviamente le stazioni di ricarica non sono ancora presenti in grande numero. In questo momento il costo dell'energia elettrica sta anche risalendo, quindi magari chi si era lanciato qualche tempo fa adesso magari sta affrontando dei costi diversi rispetto al previsto. Però le difficoltà sono più percepite che reali, nel senso che il numero di colonnine sta aumentando, soprattutto quelle che riguarda le colonnine fast e super fast. La possibilità di ricaricare anche nei condomini sarà sempre maggiore. Ci sono degli incentivi e ci sono degli incentivi che si rinnovano. Diciamo che non sono sempre dei grossi importi, delle grosse cifre, quindi si esauriscono velocemente, ma sono rinnovate molto spesso. Quindi bisogna stare un po' lì informati, a guardare con le antenne dritte. Ma sicuramente in questo momento è relativamente facile montare una stazione di ricarica e tramite gli incentivi anche sostenere il costo di un'auto elettrica, che è vero che inizialmente costa di più, ma poi è un risparmio che si recupera day by day e alla fine l'auto elettrica è conveniente rispetto a un'auto tradizionale. Un codice a barre genetico a prova di frode per proteggere l'olio d'oliva. È questa l'iniziativa di uno staff di specialisti in biotecnologia e blockchain, che in Grecia sta sviluppando opzioni di tracciabilità basate sul DNA di prodotti alimentari. Si tratta di uno strumento antifrode denominato DNA blockchain, che salvaguarderà l'autenticità e la tracciabilità dell'olio extravergine d'oliva, elaborando le informazioni genetiche del prodotto. L'intera storia dell'olio sarà consultabile grazie a un QR code. Una vera svolta se si pensa che nel 2019, per esempio, Europol ha sequestrato 150 tonnellate di olio di girasole, che l'etichetta affermava essere olio d'oliva. Basta alle imitazioni economiche, dunque. Ora i clienti sapranno che nella bottiglia acquistata c'è del vero olio Evo.
Emergenza oceani. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Secondo il rapporto globale sul clima del 2001 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'innalzamento del livello del mare, il riscaldamento degli oceani e la loro acidificazione hanno raggiunto livelli record lo scorso anno. L'inquinamento marino è in aumento e le specie animali in declino, inclusi squali e razze, le cui popolazioni sono crollate di oltre il 70% negli ultimi 50 anni. Quasi l'80% delle acque reflue al mondo viene scaricato in mare senza alcun trattamento, mentre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani ogni anno. Senza un intervento concreto da parte degli stati, Guterres prevede che entro il 2050 la plastica potrebbe superare il numero di pesci nei nostri oceani. La salute dei nostri mari è in pericolo.